Quel festival biblico è nato a Verona, a Vicenza, nel corso degli anni si è diffuso in varie diocesi del Veneto, quest'anno viene organizzato anche a Chioggia. La tematica del festival biblico di quest'anno è Genesi 1:11, sono i primi capitoli della Bibbia e sono testi che non vanno presi alla lettera. Sono racconti e all'interno di questi racconti bisogna cercare di cogliere quello che è il messaggio che il redattore biblico, guidato dallo Spirito di Dio, ha voluto trasmetterci. Ecco, per fare soltanto qualche piccolo esempio, la Genesi si apre con il racconto della creazione. Questo racconto della creazione presenta l'attività di Dio in 6 giorni. Ma evidentemente le cose non sono andate in questo modo. È soltanto un modo per esprimere lode a Dio, perché in questi 6 giorni della creazione più uno c'è il numero 7 che dice perfezione, completezza, bellezza, e quindi è un modo per dire che la creazione di Dio è qualcosa bella e grande. Poi un'altra cosa importante che emerge è che questo numero 7 nel primo capitolo della Bibbia ritorna in continuazione, e questo brano è una sorta di inno a Dio creatore, dove abbiamo delle formule che ritornano in continuazione. Ad esempio, Dio disse, così avvenne, fu sera e fu mattina, primo e secondo giorno. Ecco, queste formule ritornano per 7 volte, e quindi era una sorta di inno a Dio creatore nel quale il solista recitava le parti varianti e il popolo interveniva con queste formule. Poi si gioca sempre sul numero 7 perché il nome di Dio ritorna 35 volte, che è il multiplo di 7, cielo e terra ritorna 21 volte, che è il multiplo di 7. Poi ancora un'altra caratteristica è la seguente: si insiste sul numero 7 proprio per inculcare nell'israelita l'osservanza del sabato. Come Dio ha lavorato in 6 giorni e si è riposato il 7° giorno, così deve fare anche l'uomo. Quindi è semplicemente un inno creatore, a Dio creatore, che vuole lodare l'opera creatrice di Dio e che vuole esaltare Dio per quest'opera. E così vale anche per tutti quanti gli altri brani che noi troviamo nel libro della Genesi, e sono nati per spiegare come mai a un certo punto della storia Dio ha scelto Abramo. Che cosa era successo prima? E lo scrittore sacro, illuminato dallo Spirito di Dio, ha elaborato questi racconti, nello svilupparsi dei quali si mostra come il fiume del peccato si sia allargato sempre di più. Quindi si comincia con la disobbedienza all'ordine di Dio per arrivare al fratricidio di Abele da parte di Caino. Poi questo fiume del male si ingrossa sempre più fino al diluvio, tant'è che Dio decide di eliminare l'umanità che aveva creato, ma poi non finisce qui, perché c'è una particella di bene all'interno di questa umanità che è Noè, e con Noè inizia una nuova creazione, possiamo dire, ma questo fiume del male continua ancora con la Torre di Babele. Quindi sono pagine importanti che ci aiutano a capire come la Bibbia presenta lo svilupparsi del cammino dell'umanità. Allora, a Chioggia il festival biblico è la prima volta che arriva. Si è aggiunto a questa esperienza di livello, diciamo, regionale, questa grossa esperienza di livello regionale, per volere del nostro vescovo Dianin, che pensava di dare una opportunità proprio alle persone di Chioggia e della diocesi, un'opportunità di tipo culturale, nel senso che il festival biblico pone le questioni, appunto, dell'attualità riferite alla Bibbia. Noi abbiamo scelto come territorio il tema di quest'anno, appunto Genesi 1:11, abbiamo scelto la
Il cambiamento climatico disordinato, che è quello che stiamo vedendo, che stiamo appunto toccando con mano tutti i giorni. Uno perché il territorio nostro, proprio il territorio clodiense, si prestava a questa tematica, dal momento che mare, terra, acqua, pesca, turismo, economia si intrecciano appunto un po' con tutto l'argomento del cambiamento climatico. Ecco perché abbiamo pensato appunto di realizzare una questione diciamo di portata mondiale come tema, però calata nella realtà del territorio. Infatti avremo sì il contributo appunto della scienza con nomi anche altisonanti come Roberta Boscolo appunto dell'Organizzazione Mondiale della Climatologia, come il teologo di fama internazionale Ska appunto per confrontarci appunto su questo tema. Il coinvolgimento, dicevo, che è stato locale anche perché abbiamo voluto proprio calare sulla realtà locale la questione. E così abbiamo coinvolto fin dall'inizio le associazioni culturali per avere degli appoggi, dei consigli, dei supporti, e nel contempo abbiamo anche coinvolto le scuole. Le scuole perché abbiamo pensato ai giovani, che era un modo per, come dire, per coinvolgerli, e poi perché i giovani forse sono più sensibili di quanto non lo siano gli adulti per quanto riguarda le questioni ambientali. Quindi i giovani potevano diventare anche un supporto e anche un trainer per appunto questa tematica. E l'esperienza, diciamo, che ci ha coinvolti ci ha un po', come dire, anche entusiasmato. Siamo un gruppo di 8 persone con a capo il Vescovo che stiamo lavorando da ottobre, con incontri anche abbastanza serrati, settimanali sicuro e forse qualcosa di più. Ci stiamo entusiasmando all'esperienza, adesso siamo addirittura d'arrivo e speriamo bene, insomma, perché il nostro momento di festival sarà dal 19 al 21 di maggio. Anche i luoghi abbiamo cercato che siano significativi all'interno di questo festival, perché i luoghi sono i luoghi della tradizione clodiense, insomma, rivestono un po' arte, cioè dall'arte alla natura e proprio all'architettura anche della città, sono un po' anche i protagonisti appunto di questo festival. Infatti avremo 8 format festival, perché appunto è una successione di manifestazioni in 3 giorni appunto, e format diversi che andranno dall'arte, esperienze, cioè con le esperienze delle scuole, arte appunto, cinema, avremo gastronomia anche, avremo anche momenti appunto di approfondimento biblico, ma anche momenti di dialogo, appunto, dicevo, con nomi anche, dicevo, appunto, altisonanti, perché avremo oltre a Roberta Boscolo, appunto, esperta di climatologia, avremo Giovanardi, avremo anche Nicola Armaroli e Andrea Dal Paus, che insomma persone che daranno appunto un contributo scientifico al nostro festival. Dicevo poi che ci troveremo, abbiamo recuperato anche la tradizione popolare con la tradizionale proprio processione acquea che avverrà nella laguna dell'Usenzo con la partecipazione delle remiere di Chioggia, Pellestrina e Porto Secco.
Avremo poi un momento particolarmente suggestivo alle 6 del mattino sulla spiaggia con i pensieri appunto del nostro vescovo Giampaolo, ma anche con la coreografia del gruppo Corea che ci offrirà danze e musica.